In questi giorni i mezzi di comunicazione ci riportano drammatici eventi di cronaca sia nazionale sia internazionale. Sono arrivate molte richieste di affrontare l'argomento di se e come parlarne con i propri figli. In risposta offriamo questi 10 brevi spunti di riflessione. Ascoltare le notizie sull'evento assieme ai figli. Senza dubbio i genitori non vorrebbero che i loro figli venissero a conoscere e tantomeno vedessero eventi raccapriccianti. Questo non è possibile. La notizia può essere vista in televisione, appresa a scuola, raccontata dagli amici e così via. Piuttosto di lasciare i figli in balia dell'informazione incontrollata, è più utile parlarne, magari leggendo le notizie dal giornale o guardando i notiziari televisivi con loro. Incoraggiare i figli a parlare e a fare domande. Parlare permette di costruire uno spazio emozionale condiviso. Dentro questo spazio è più facile che i figli parlino di quelli che hanno visto oppure hanno sentito raccontare. Ai genitori l'avvertenza è di non interrogare i figli su questi temi e di non forzare la discussione su dettagli più drammatici degli episodi. Permettere ai figli di esprimere anche le altre paure e preoccupazioni che la situazione attuale può aver suscitato. Le esperienze vissute e le notizie sentite possono scatenare paure riguardo ad argomenti che al genitore possono apparire non collegati a quello che è accaduto. Si tratta di preoccupazioni che vanno comunque accolte perché può accadere che il disagio si manifesti in modo nascosto e non immediatamente diretto. Incoraggiare l'espressione di queste emozioni. Parlare di fatti senza aprire uno spazio alle emozioni che li accompagnano diventa sterile. Può quindi essere utile chiedere al bambino come si sente. Non aspettarsi o chiedergli un comportamento forte e coraggioso di fare l'ometto. Piuttosto confortarlo e fargli sentire la vicinanza dell'adulto. Aiutare a capire che le emozioni di per sé non sono né buone né cattive. Di fronte a un evento critico è normale provare un'ampia gamma di emozioni. Va quindi detto ai figli che si tratta di emozioni normali, che tutti provano. Fornire risposte che tengono conto della possibilità del figlio di capire. Se si fornisce al figlio la possibilità di porre delle domande, si pone il problema delle risposte da dargli. Non cadiamo nella tentazione di dire che è troppo piccolo per capire. È evidente che l'età del figlio è determinante per il linguaggio da usare e per ogni età ci sono sempre delle risposte. Facciamo attenzione anche che delle notizie vi possono essere delle parole come guerra, terrorismo, attacco biologico e così via, che possono riecheggiare nei figli scenari e preoccupazioni ben diverse da quelle dei genitori, sulle quali è meglio spiegarsi. Non aver timore di ammettere di non poter rispondere a tutte le loro domande. Si tratta di un atteggiamento realistico e maturo, che verrà compreso dai figli. Essi si appoggiano su genitori che sappiano fornire una base affettiva, più che su quelli che si mostrano sicuri di tutto, fornendo un'immagine più onnipotente che rassicurante. Non essere critici se si manifestano comportamenti regressivi. Quando un bambino è preoccupato, è normale che regredisca comportamenti tipici di età precedenti, la paura del buio, richieste di dormire in camera con i genitori e così via. Si tratta di comportamenti che vanno compresi ed accettati, senza colpevolizzarlo per una debolezza assolutamente normale. Semmai vanno sottolineati e incoraggiati i progressi per uscirne. Cercare di non accentuare l'attenzione sulla ricerca dei colpevoli degli eventi. La ricerca di un colpevole è una strategia estremamente diffusa e rassicurante per gli adulti, ma non aiuta i figli a elaborare i personali vissuti verso l'evento di cui si parla. Aiutarli ad individuare le cose buone. Ogni situazione, anche la più tragica, contiene aspetti positivi. Atti eroici, assistenza offerta e le famiglie che si sono riunite. La sottolineatura di queste componenti favorisce nei figli, ma anche in noi adulti, la speranza che ci sia sempre qualcuno disposto a venire in soccorso di chi si trova coinvolto in una situazione drammatica.